sempre impedito, così quello perché sono abituato, buongiorno a tutti innanzitutto, sono abituato al contatto proprio diretto con le persone da, diciamo, da formatore, per cui è un po' una situazione anomala per me parlare in questa maniera. Non so tra le altre cose se la voce si sente fino a lì, quindi mi aiuto con un audio di microfono. Allora, innanzitutto grazie per essere intervenute e intervenuti tutti quanti qui questa mattina. Io ho preparato una presentazione e stabilisco innanzitutto quali sono gli obiettivi di questa mia presentazione, perché sono fondamentali. Innanzitutto vi illustrerò le caratteristiche peculiari del testo, vi spiegherò il perché della costruzione di un testo che è una raccolta vera e propria di articoli e cercherò di fare un po' una sorta di presentazione di alcuni di questi articoli, cercando di calarmi un po' all'interno delle varie tematiche che ho deciso di trattare. I soliti saluti di rito, innanzitutto ovviamente io devo ringraziare il municipio per avermi dato l'opportunità di avere a disposizione quest'aula consiliare, quindi tutte le persone che all'interno del municipio lavorano, e chiaramente ringraziare tutti quanti voi che siete qui intervenuti. Tra le altre cose sono particolarmente contento di avere qui con me delle persone che hanno fatto veramente tanti chilometri, ci sono persone che vengono da Novara, persone che vengono da Milano, persone che vengono dall'Interland romano, quindi comunque questo mi autorizza a sentirmi onorato della vostra presenza. Così come ringrazio anche la presenza di alcuni miei ex allievi, anche se la parola ex è un po' brutta, perché comunque dal punto di vista umano, secondo me, l'ex non c'entra. Tra le altre cose ci sono delle persone che mi hanno testimoniato e mi hanno fatto capire quanto per me sia importante continuare fino all'ultimo questa che è la mia attività professionale. Chi mi conosce sa che all'interno di qualsiasi percorso professionale io inserisco sempre questa immagine alla quale sono legato sia dal punto di vista temporale, perché ho iniziato il mio percorso di formatore in Serendola, sia perché secondo il mio punto di vista oggigiorno tendiamo a valutare o peggio ancora a giudicare le persone sulla base della loro diversità e non sulla base di quello che la diversità può offrire. La diversità innanzitutto è un valore, anzi addirittura direi che essere uno uguale all'altro appiattisce tantissimo qualsiasi tipo di percorso evolutivo che noi possiamo avere. Quindi così come questo bambino di colore si immerge nella ciotola di crema e crea veramente un pandan, diciamo una bellissima commissione, la stessa cosa dicasi per tutto ciò che noi incontriamo nel nostro percorso di vita, intendendolo appunto come diverso. Il diverso in realtà è probabilmente nel nostro cervello nel momento stesso in cui facciamo delle discriminazioni. Entriamo proprio nel vivo delle caratteristiche peculiari del libro. Come nasce? Qual è diciamo, il patto iniziale di questo libro? Nasce da una raccolta di articoli che io ho redatto per circa un anno all'interno di una rivista scientifica che si chiama Vita che Nasce, una rivista che tra l'altro è registrata presso il Tribunale di Roma. Nasce essenzialmente come rivista di ginecologia, di andrologia, dove scrivono appunto medici con specialistiche di varia natura, comunque legate agli aspetti di natura sessuale. Mi fu chiesto circa un anno e mezzo fa di iniziare una collaborazione. Io mi dichiarai, diciamo, tranquillamente, insomma, disposto e circa ogni settimana pubblicavo un articolo in un settore di questo sito che si chiama appunto sessuologia e psicologia. Erano argomentazioni di varia natura che spaziavano dalla comunicazione verbale e non verbale alla vita di coppia per passare attraverso per esempio i sette vizi capitali o addirittura arrivare a tematiche fortemente legate all'attualità
come per esempio avete sentito parlare di Gianna Nannini e quindi lo scandalo che ha fatto l'avere un figlio a 50 anni, quindi ad un'età abbastanza avanzata, e le voci abbastanza ambivalenti che sono circolate su sì o no rispetto appunto ad avere un figlio così in tarda età. All'interno di questo sito è ancora possibile tra l'altro visualizzare dei video che io ho registrato all'interno dell'organizzazione appunto Vita che Nasce, che spaziano anch'essi dal desiderio, perché c'è anche ovviamente quella che è la mia specializzazione post laurea, che è in sessuologia clinica, e quindi mi hanno chiesto anche di intervenire sulle problematiche legate a disturbi del comportamento sessuale maschile e femminile, così come anche il desiderio sessuale, tutto ciò che ha come focus principale la vita di coppia, quindi intima. Ho voluto molto spingere questo testo dal punto di vista dell'indicizzazione. Faccio una sorta di digressione sul discorso indicizzazione, perché forse alcuni lo sanno, altri no, ma all'interno dei siti internet, affinché un determinato sito possa essere identificato immediatamente dai motori di ricerca, è fondamentale che questo sito riceva una serie di parole chiave atte a identificare immediatamente, quando io entro per esempio su Google e digito una determinata parola chiave, identificare immediatamente quel sito. Per cui se io costruisco un sito, quante più parole chiave descrittive di quel sito inserisco in fase di registrazione, tanto più facilmente sarà per me trovare quel sito di fronte ad una mia ricerca. Io ho deciso di non creare un vero e proprio indice con delle pagine. Perché? Perché secondo me tutto ciò che è coercitivo paralizza totalmente le persone. Intendo dire che se io leggo un libro classico, vedo a pagina 54 c'è questo articolo, a pagina 62 c'è quest'altro articolo, dico, ah ok, questo è un articolo che mi interessa, vado a pagina 62 o pagina 54, eccetera. No, per me questo è abbastanza riduttivo per la mente di un essere umano. Un essere umano deve in qualche maniera incuriosirsi, e per incuriosirsi deve iniziare laddove vuole. Quindi l'utente, in questo caso il lettore, apre il libro e legge magari quell'articolo a quella determinata pagina, oppure incomincia a leggere il libro dalla prima pagina e via via, con una sorta di vademecum che porta con sé, può per esempio leggere un articolo al giorno, un articolo a settimana, senza però questa riduttiva coercizione appunto di scegliere per forza di cose l'argomento che vuole leggere. Quindi diciamo, alcuni degli articoli io li ho evidenziati qui, c'è un articolo per ognuno dei sette vizi capitali, quindi dalla lussuria, all'invidia, alla cidia, così come articoli sull'amore come dipendenza, sulla depressione maschile post-factum, perché esiste anche questa. Basti pensare alla forte invidia che noi maschietti possiamo avere nel momento stesso in cui vediamo le attenzioni canalizzate verso la neomamma, e quindi ci si sente un po' penalizzati dal punto di vista di queste attenzioni. Un po' trascurate, esatto. Questo è la prima pillola che io vi do, un po' più tecnica, un po' più vicina a quello che è il mio mondo di psicologo. È una rappresentazione del nostro cervello suddiviso nelle classiche due zone, o meglio nei due emisferi cerebrali. Ognuno di noi ha in possesso un emisfero sinistro e un emisfero destro. L'emisfero sinistro è il cosiddetto emisfero detto della razionalità, è l'emisfero delle persone concrete, delle persone che sono tutte in un pezzo, le persone che tendono ad avere i piedi per terra, le persone che in qualche maniera hanno bisogno di logica, per cui tutto deve essere spiegato necessariamente, tutto deve essere messo nella giusta posizione, tutto deve essere comprensibile e compreso.
Abbiamo anche un emisfero destro del nostro cervello che invece è il cervello cosiddetto emotivo, è il cervello delle sensazioni, è il cervello di tutte le persone che hanno una mentalità artistica, il cervello delle persone che amano quindi la scultura, la pittura, l'arte in generale, la musica, le persone soprattutto che amano incantarsi davanti per esempio ad un bel quadro. Ci tengo particolarmente a questo emisfero destro perché gran parte del nostro vissuto noi tendiamo a bloccarlo proprio all'interno di questo emisfero destro. La cultura odierna, la vita di tutti i giorni, il tutto e subito, la forza che gli altri ci mettono, o meglio la violenza che gli altri ci mettono nel fare le cose, ci fa dimenticare molto spesso la necessità di lasciarsi andare alle emozioni. Addirittura alcuni autori che hanno studiato alcune di queste parti proprio dell'emisfero destro, in particolare il cosiddetto sistema limbico, che è il sistema deputato al controllo e alla gestione per esempio della fame, della sazietà, della sete. Forse avete sentito parlare di parole come ipotalamo, amigdala, ippocampo, sono proprio delle strutture che fanno parte del sistema limbico, ovvero del cervello emotivo, emozionale, e molto spesso questa parte del nostro cervello noi la ancoriamo, la blocchiamo, per quale motivo? Perché magari siamo costretti a pensare agli altri e poco a noi stessi, quindi a prenderci poco come spazi rispetto a quelli che dedichiamo agli altri, perché molto spesso pensiamo, a torto secondo me, posso anche essere criticato in quello che sto per dire, pensiamo che, e diciamo, ah ma io se faccio stare bene a un'altra persona sto bene anch'io. In realtà stiamo controvertendo un po' quella che dovrebbe essere invece la logica del nostro essere, che dovrebbe essere quella di stare prima bene noi e poi poter aiutare gli altri. Se non facciamo una cosa del genere rischiamo anzi di utilizzare quel meccanismo di difesa conosciuto in ambito psicologico che è il meccanismo della proiezione, cioè proiettiamo sugli altri cose nostre e quindi in questo calderone, in questo minestrone proiettiamo anche delle diciamo, negatività che possono a lungo andare essere molto molto pesanti per le persone. Da questo schema che vi ho fatto vedere l'esito è la brevità degli articoli, sono un altro aspetto importante, sono del parere che bisogna ritornare al soggetto, predicato verbale, complemento oggetto, quando si scrive. Perché? Perché io ho a che fare con persone che hanno, bontà loro, una laurea, una specializzazione, un master, quello che vogliamo, però se io voglio raggiungere tutte le persone devo pensare anche che davanti a me, in questo caso davanti a sé, cioè, avendoci il libro, c'è una persona che ha magari una cultura con la scuola media inferiore per motivi suoi e quindi io devo essere il più possibile chiaro, comprensibile in quanto diciamo devo raggiungere un uditorio a 360 gradi. La descrizione mediante parole chiave, qui mi aggancio a quello che ho detto poc'anzi, per cui tutti quanti coloro i quali leggeranno il libro possono trovare all'inizio di ogni articolo e anche all'inizio del libro le parole chiave che sono descrittive degli argomenti trattati all'interno degli articoli. Immagini fotografiche a colori di supporto. In ogni articolo ci sono dalle due a più immagini, sempre per quel motivo legato alla specializzazione emisferica. Ci sono persone che leggendo lo scritto imparano, apprendono, capiscono, comprendono. Ci sono delle persone che invece apprendono e comprendono molto dalla fotografia, cioè da quell'istantanea che è a sua volta descrittrice o descrittiva del testo che stanno leggendo. Per cui in questa maniera io prendo la parte sinistra e la parte destra dell'emisfero cerebrale.